eccoti lì, una sopravvissuta. Ti sei arrampicata su 36 esami che ancora ti svegli la notte di soprassalto pensando: oddio, ma me l'hanno convalidata psicometria? Hai realizzato una tesi sperimentale che Kahneman ha detto: datele il mio premio Nobel a questa, ma poi la tua relatrice ha consegnato la tesi alla sua assistente preferita. Hai fatto 1000 ore di tirocinio, di cui 700 passate a fare le fotocopie, che poi nel 2022 chi caspio le fa più le fotocopie, e 300 a sentire cose che non hai veramente capito perché nessuno te le ha veramente spiegate. E hai passato l'esame di Stato, o forse no. O forse sì. Beh, ma si fa ancora l'esame di Stato? E ora sei una psicologa, su carta, perché se vedessi davvero un cliente, oh, ma serio, che caspita gli racconti? Ti senti un po' sul pendolino della psicologia, Catania-Milano in 12 ore, con immancabile locomotiva fusa a Bologna Centrale. Un po' come essere Yamcha in Dragon Ball. Tutti pensano che tu sei figo, ma tu alla fine lo sai che inevitabilmente, al prossimo scontro, ti corcheranno di botte. Colpo delle zanne di lupo. Ma non ti arrendi. 36 esami, ti dici. Magari pure 40, magari pure 70, come nel mio caso. Qualcosa dovrò averla imparata, ti dici. Così ti affaccia alla finestra che dà su ciò che, esame dopo esame, avresti dovuto aver appreso. Una landa sul niente. In una pianura scorgi due neuroni attaccati insieme con un assone. Serotonina, dopamina e noradrenalina giocano insieme a bocce tra le sinapsi. Dietro un muretto la scala nominale viene presa a calci da quella a intervallo e di rapporto. La scala ordinale guarda muta la scena. Sa che dopo toccherà a lei. In un angolo, Wundt ti accenna un sorriso. Non te lo caghi. Nessuno si caga Wundt. La testa di Freud invece salta fuori da ogni buco. E allora prendi il binocolo e punti dritto verso l'unico esame che ti possa davvero essere utile. Il colloquio clinico. È lì. Un angolo di muro divelto dalle bombe manco fossimo a Kiev. Per terra, un paio di pizzini con su scritto nevrosi, psicosi, ascolto attivo. Rimani impietrita di fronte alla verità. Non sai un cazzo. Una verità che si palesa come un potenziale d'azione. Hai studiato 5 anni di psicologia, ma alla fine dei conti non sai nemmeno se a questo povero Cristo che ti aspetta in sala d'attesa gli puoi stringere la mano oppure no. Eppure nelle tue fantasie tu ti vedevi, tu eri lì, tranquilla, serena, seria, professionale, a prendere appunti sul tuo blocco note mentre il cliente parlava. Ma ora realizzi che non c'era l'audio. Così schiacci sul volume e non senti niente. Ci sei tu che parli, ma non dici niente. Tu non sei il ventriloquo, sei il pupazzo di pezza. E il problema è che non c'è nemmeno nessuno che ti metta una mano su per il sedere per farti dire qualcosa. E il blocco degli appunti è bianco. Non c'è scritto nulla. Mentre quello parlava, tu ci hai disegnato sopra un cuore, due fiori, la faccia di Candy Candy. Forse dovevo darmi al disegno, pensi. Ma poi guardi Candy Candy e ti rendi conto che fa schifo, che non sai fare nemmeno quello. Ti viene da piangere. Andresti dall'amica tua che sa tutto, che prendeva tutti i 30, che ti ha detto che dopo avrebbe fatto la scuola di specializzazione in terapia cognitivo-comportamentale di terza generazione. A te che stai ancora cercando di capire se la psicoanalisi e la psicodinamica siano la stessa cosa. Ma che gli racconti a quella? Quella sta peggio di te. Tirati su. Siamo stati tutti nella stessa barca. Abbiamo avuto tutti la sensazione di aver studiato tanto e raccolto nulla. Non dico che è giusto, non dico che va bene, dico solo che è comune. Le competenze germoglieranno dalle conoscenze e dalle esperienze. Intanto usa il tempo. Un tempo attivo, un tempo in cui cercare libri, corsi o scuole che ti diano ciò che probabilmente ti è davvero mancato in questi 5 anni. La pratica è un insieme strutturato di procedure. Fai un respiro, apri gli occhi, usa il tempo. Sei una psicologa, non la presidente del consiglio. Non devi dimostrare niente a nessuno, solo a te stessa.